Generalmente abbiamo un concetto molto individuale e stravagante di persona giusta ed equilibrata. Nella realtà ognuno è se stesso. Agli altri potrebbe anche apparire un po' strano per il suo modo di pensare, di agire, di vestire e mangiare, di vivere, eccetera. Potrebbe anche sembrare molto equilibrato perché non fa trasparire tutto ciò che pullula nel suo io più interiore. Poi, osservando più accuratamente la sua personalità, si rende conto che in lui ci sono diverse oscillazioni nell'umore, nei giudizi, nei condizionamenti, eccetera, che maschera bene. Per questo, personalmente sostengo che il concetto di persona equilibrata è molto relativo. In genere non sospettiamo come realmente ci vedono gli altri, perché noi, tra le numerose maschere che indossiamo, ne teniamo diverse anche per noi stessi, proprio per non vedere ciò che realmente siamo.